Lisa Gentile, ci interessa la tua formazione e poi andremo nel dettaglio di alcuni progetti. Allora, nasco in Sicilia, Università a Firenze, master a Londra e da 28 anni sono a Firenze con studio, lavoro in tutta Italia, qualche volta anche all'estero e faccio bellissime case. Senti, la facoltà di architettura di Firenze, architettura radicale, grandi Esatto, maestri sì. di quel filone, tu che genere percorri nel tuo progetto? Ma strada facendo, poi ognuno di noi ha un po' il suo filone, anche se poi facendo case ai privati, penso che la casa deve essere come un vestito fatto da un sarto, quindi mi adatto, cerco di capire molto quali sono le esigenze del cliente, la storia del posto, e quindi è importante. È perciò che poi è importante anche usare certi materiali che ti danno flessibilità sui colori, sulle possibilità di abbinamenti, eccetera, eccetera. A proposito di materiali, adesso andiamo nella referenza, questa tua cultura internazionale, quanto è servita? Moltissimo, moltissimo, e anche le origini siciliane mescolate alla formazione fiorentina, molto più rigorosa, conservatrice, moltissimo. E mi piace mescolare tanto i materiali. Andiamo a parlare di questa villa degli anni 70 che hai ristrutturato dove? A Forte dei Marmi per dei clienti fiorentini, dove abbiamo mescolato moltissimo, non avendo un'architettura molto dominante, abbiamo un po' creato una personalità con i materiali, una casa solare, abbiamo usato molti prodotti del gruppo Florim, proprio perché ci sono tante possibilità. La pelle della casa. Esatto, no? La pelle della casa, e abbiamo mescolato materiali pregiati come marmi con il grass porcellanato, che oggi fa delle soluzioni incredibili, e anche la versatilità, tutti gli esterni fatti con questo prodotto che si chiama Belgique, che sembra assolutamente un teak, un legno, e dà però la possibilità di essere resistente, di essere sull'abbinamento dei colori, tante soluzioni veramente interessanti. Ecco, per chiudere proprio questo discorso delle superfici ceramiche, no, Gress? In realtà anni fa andavano ad imitare quasi esatto, il materiale naturale, sì. Però adesso c'è proprio un'evoluzione, sì, nel senso sì. che sono più performanti anche da un punto di vista di approccio estetico visivo, sono altro dichiarato, ma assolutamente in linea con i trend del momento. Sì, sì, sì. E ci sono due filoni, ci sono tantissimi prodotti che imitano perfettamente materiali pregiati, legni, pietre di tutti i colori possibili e immaginabili, come anche materiali estremamente tecnologici che ti permettono di realizzare cose con spessori ultra sottili, con lastre giganti e con la possibilità di essere posati con un'estrema facilità senza dover smantellare, demolire. Quindi, esatto, quindi a noi architetti ci danno, cioè è un grande gioco, è un grande aiuto, ecco, per poter. È un nuovo vocabolario per esatto, costruire un discorso. Esatto, sì, sì, e devo dire che talvolta partiamo veramente da un materiale, da un rivestimento, da un pavimento, per prendere ispirazione per costruirci sul progetto. Quindi si parte dalla superficie, sì, per arrivare assolutamente. Al volume. Oggi riesco a fare anche questo, sì. Grazie.